La provincia di Sondrio e la regione israeliana dello Shomron hanno firmato un accordo di collaborazione tra i due territori che condividono una vitivinicoltura eroica. In Samaria, nome italiano della zona montuosa tra Galilea e Giudea, dove convivono insieme israeliani, arabi ed ebrei, spiegano i delegati in visita a Palazzo Muzio, sono 5.000 gli ettari coltivati a vigneti, con una produzione annua media che sfiora il milione di bottiglie. Il rapporto con il nostro territorio, sottolinea il direttore regionale Yossi Dagan, è nato dall'amicizia con l'ex europarlamentare valtellinese Fiorello Provera ed è proseguito grazie alla volontà di migliorare la produzione dei nostri vini. Da qui gli fa eco il presidente provinciale Luca Della Bitta l'idea di fortificare il legame con il memorandum di collaborazione. I nostri due territori sono molto simili, basati sulla vinicoltura, e anche gli abitanti lo sono, perciò si intendono molto bene, spiega Dagan. È molto importante per noi questa collaborazione in un periodo difficile alle prese con il boicottaggio e del terrorismo, di quanto sta accadendo nel mondo. Qua si sta creando un rapporto di amore invece che di odio. Per noi, sottolinea Dagan, è un onore collaborare con Sondrio e l'Italia. Credo innanzitutto sia importante da un punto di vista simbolico, alla luce anche dei fatti di questi giorni. Abbiamo detto che è un accordo di amicizia tra persone serie e istituzioni serie che lavorano per la libertà e per la pace. Ma è soprattutto un accordo di amicizia che nasce da una caratteristica comune: i nostri viticoltori come eroi del territorio, come persone che tutti i giorni se ne prendono cura e sono capaci di trasformare la fatica in un prodotto di eccellenza. Contiamo di rilanciare questa iniziativa, soprattutto pensando ai giovani, perché crediamo sia importante aprire gli orizzonti, fare in modo che i nostri giovani possano scoprire territori diversi e soprattutto portare a casa un'esperienza di livello mondiale che può servire alla nostra terra. Soddisfazione è stata espressa dall'onorevole Fiorello Provera, presente a Palazzo Muzio. È con piacere che ho assistito a questa firma di una dichiarazione di amicizia che è nata 4 anni fa e che oggi rappresenta la terza tappa di un percorso, di uno scambio di visite e di esperienze nel settore della viticoltura che tutti apprezziamo, perché è un momento di pace, è una proposta di pace in un mondo molto travagliato. In questa fase difficile per il mondo, dunque, lo Shomron è un esempio di convivenza possibile tra i popoli. A lot of politicians talk about peace. We do peace. We do day after day peace.